Dipende molto dai noi artisti stessi, che siamo noi che emaniamo una elettricità. Ricordo una parola che dicevano i poeti di una volta, che Bellini lo usava, accendersi. Quella è una parola che sembra molto di niente, e invece è come una lampada che si accende. Noi artisti diamo vita a questi personaggi. Maria è un fatto quasi eccezionale, avevo uno strumento di quel genere a disposizione, uno strumento umano e vocale, voglio dire, è una donna eccezionale, è una donna eccezionale, è una cantante straordinaria, addirittura ineguagliabile. Per me era la Malibran, infatti l'ho fatto sonnambula apposta come un omaggio alla Malibran. Quando non canterà più, lascerà dietro di sé una leggenda. Scrive Eugenio Montale dopo aver assistito alla Sonnambula, uno degli spettacoli messi in scena da Luchino Visconti per Maria Callas, un'eroina della tragedia greca illuminata dall'energia musicale dell'opera italiana. È alla Scala che un soprano greco arrivato dall'America diventa Maria Callas. Nel teatro che tra il 1950 e il 1962 le ha fatto incontrare gli artisti, i direttori, gli intellettuali, le maestranze e il pubblico che l'hanno trasformata in un mito. Dopo un debutto senza clamore per sostituire Renata Tebaldi, arriva il trionfo con i Vespri Siciliani. È la sua prima inaugurazione di stagione. A chiamarla il grande Victor De Sabata. La Callas è unica. Da questo momento se ne ha certezza. In lei convivono il paese che ha inventato il teatro e la patria del melodramma, la potenza del gesto e la leggerezza del bel canto. A poco conquisterà il palcoscenico, prima della Scala e poi del mondo intero. La drammaticità di una persona non viene fatta con la forza con quale può urlare, la drammaticità è sempre l'effetto di parole ben pronunciate. 24 le interpretazioni della Callas a Milano. Se il suo repertorio comprende una quarantina di titoli, molto diversi tra loro, alla Scala ne affronta più della metà. Abbiamo atteso Maria Callas alla fine dello spettacolo dopo questa Medea e penso che anche l'incontentabile Maria Callas possa essere contenta di questi applausi. Ringrazio il Dio veramente. È stata una bella serata e un bel ritorno. Una bella serata, un bel ritorno, commovente. Maria Callas ha paura qualche volta? Più Maria Callas diventa quella povera Callas, più paura ha. E Medea? Beh, quello è un discorso un po' ambiguo. La Medea non deve aver paura, ma la Maria sì che ce n'ha. Allora, quando applaudono Maria Callas come Medea? La responsabilità della Callas è molto grande, ma la responsabilità della Medea è ancora più grande. E poi, insomma, vuol dirci perché non sempre accetta di essere intervistata? Ma perché tante volte cosa vuol? Parlare di arte è difficile, parlare di altre cose io non sono capace, quindi vede che l'intervista in fondo. L'immedesimazione nei ruoli la porta a infondervi tutta la sua infelicità, quel dolore interiore inspiegabile per una donna di successo. Maria Callas, infatti, era più libera, come spesso i greci, perché partono dalla disperazione. Scrive in una lettera la costumista Lila De Nobili, dopo averla vestita nella Traviata. In soli 12 anni, Maria Callas si trasforma e riesce a portare in scena tutto il suo potenziale. Una trasformazione che modifica la stessa idea di melodramma sullo sfondo del palcoscenico della Scala. Perché il teatro alla Scala è stato il teatro della mia infanzia.
dove fin da bambino io andavo, perché la famiglia aveva un palco come allora si usava, no? Perciò il teatro alla Scala era il teatro per me, il teatro in modo assoluto. Questa è la prima ragione di essere finalmente a lavorare dietro il sipario, quel sipario che vedevo tremare prima di prendere inizio uno spettacolo che mi dava un'emozione enorme. Finalmente lavoravo dietro il sipario. Secondo è stato il lavoro con Maria Callas, che era una cosa alla quale pensavo da molto tempo, che finalmente si è realizzato con la Scala, cominciando con la Vestale, andando avanti con Sonnambula, Traviata, Anna Bolena e Ifigenia in Tauride. La sua voce è ammaliante, come uscita dal passato, tanto da venir subito paragonata alle grandi voci ottocentesche di Maria Malibran e Giuditta Pasta. Ma manca ancora qualcuno capace di dare corpo al suo canto. Ci voleva Maria Callas per convincere Luchino Visconti a oltrepassare il sipario della Scala. Il regista capisce subito di trovarsi di fronte a un artista con cui può cambiare per sempre il mondo dell'opera. Ma quella voce evocativa non ha ancora un corpo adeguato al teatro di Visconti. Per questo la Callas si convince a una trasformazione e in testa ha un modello, Audrey Hepburn. A Milano Emilio Pozzi intervista il soprano Maria Meneghini Callas, che ha concluso la sua fortunata stagione lirica. L'annata scaligera 1954-1955 sarà indissolubilmente legata al nome di Maria Meneghini Callas. Maria Callas rappresenta più voci in una. Cresciuta nell'epoca della vocalità verista, contribuisce alla riscoperta del bel canto settecentesco e ottocentesco. Una voce piena di inquietudine, fatta per donne demoniache e ambiziose, come Lady Macbeth, per maghe, come Medea, o per ruoli sacrali, come la Vestale e come Norma. Opere che con lei recuperano tutto il loro fascino, nelle quali il bel canto non è più solo uno sfoggio di bravura, ma diviene un vero linguaggio drammatico. Vedrete un documento rarissimo, forse unico. Una sequenza filmata della Medea. È stata, si può dire, rubata dalla fossa dell'orchestra, girata un po' frettolosamente da un amatore. Perciò sarà avvertibile il filo nero del palcoscenico, ma sarà altrettanto presente la straordinaria verità di Maria Callas. Quando si pensa che cantando si dice ti adoro, ti amo, ti amerò per tutta la vita, se non è ben fatto passiamo subito al ridicolo. Allora deve essere molta verità, molta sincerità, molta scienza e molta improvvisazione e grande personalità. Quella si nasce e ce n'erano in quell'epoca là, ce n'eravamo in tanti. Era un'equipe meravigliosa.
Luchino Visconti est un très grand cinéaste. Mais surtout un grand ami de Maria Callas. Alors c'est pour ça que je voudrais vous en parler. Un grand admirateur. Il m'a suivi. Je voudrais que Maria raconte. Elle a dans le sang la tragédie, elle a dans le sang la possibilité de s'exprimer. J'aimerais beaucoup de voir Maria Callas jouer à Epidore, une tragédie d'Euripide, une tragédie de Sophocle. Il suo gesto porta Visconti a vedere in lei l'erede musicale delle più importanti attrici fin de siècle, Sara Bernard ed Eleonora Duse. La Callas si appropria della spettacolare espressività e dell'intimismo psicologico di una grande attrice. Con lei il pubblico sogna in un'immedesimazione anche visiva. Maria Callas non dona solo una voce, ma anche un movimento ai personaggi, che si cuce addosso come gli abiti di scena, ideati per lei da artisti come Salvatore Fiume, Piero Zuffi, Lila De Nobili e tanti altri. Sono creati per la sua figura sempre più esile, da attrice hollywoodiana, e si devono a costumisti in molti casi presi in prestito dai grandi atelier degli anni 50. Abiti che non solo indossa, ma che le suggeriscono una postura, un gesto scenico, adatto ogni volta al personaggio che sta per interpretare sul palco. Il poter dare il meglio di me stessa, perché allora, in quel tempo là, si provava molto, gli artisti pretendevano il meglio, erano dati il meglio, c'era un entusiasmo, c'era un'esaltazione che derivava dal personale stesso, dall'elettricista, da quello che faceva le scene. Era un lavoro d'équipe, ma però che era naturalmente portata a porto da noi tutti, dal tenore al soprano, prima di tutto al maestro, che allora era il maestro che faceva quasi tutto lui. Nella stagione 1954-55 la presenza della Callas alla Scala è costante. Oltre a Sonnambula, sono 5 le opere che la vedono in scena. La Vestale è il primo spettacolo realizzato insieme a Luchino Visconti. Anche Arturo Toscanini assiste alle prove, come a dare il suo benestare a una nuova era della Scala. Ma è senz'altro La Traviata, l'opera più amata e discussa di quegli anni, per le straordinarie soluzioni di regia di Luchino Visconti, che firma uno spettacolo di un'accuratezza che sarà difficile replicare in un teatro d'opera. Quando andavo su Traviata, io andavo in scena al primo atto a mettere a posto i fiori sui tavoli, perché non mi fidavo di come li mettevano. I fiori? Andavo io, erano le violette, avevo messo tutte violette per Maria. Andavo io. Violette? No, finito. Lì no, non si può. Le camelie. Andavo io a mettere a posto all'ultimo momento, perché non mi fidavo degli attrezzisti. E Maria lo sapeva e diceva vai a mettere a posto i fiori. Poi voleva che stessi lì durante tutto il preludio. Lei era seduta su un puff, mi ricordo, apriva così la scena, lei su un puff e gli invitati che arrivano. Lei voleva che stessi lì durante il preludio. Dice, Maria, guarda che sta finendo il preludio, io vado, si apre e sono qua con te. Qui, per la prima volta, Visconti mostra quel mondo parigino in cui il lusso velava l'interna corruzione. E la Callas interpreta Violetta con un realismo e un'intensità allora inconcepibili. Dopo queste stagioni indimenticabili, gli ultimi anni di Maria Callas alla Scala hanno un indirizzo più classico. L'addio è segnalato dalle cronache scaligere il 3 giugno 1962. Ancora una volta Medea, un'opera che non sarà mai più rappresentata a Milano. Thank you.
quando si parla della scala, lei cosa intende? Il la pubblico? La scala è tutto. La scala, prima di tutto, è il teatro che ti offre la miglior, il miglior spettacolo possibile. Posso dire, malgrado che ho viaggiato tutto il mondo, può anche non piacere a tanta gente all'estero quello che dirò, perché mi hanno offerto tutte le possibilità, fanno dei magnifici spettacoli fuori, ma la scala come tradizione, come qualità d'orchestra, come coro, come messa in scena, come serietà del lavoro, di lavoro, offre il meglio che c'è. È per me il tempio dell'arte. La leggenda della Callas non si deve tanto a una voce perfetta come un cristallo, quanto all'umanità e al dramma di un'esistenza votata all'arte e rivissuta nel canto.